Forza Italia è offerta da Autofa, i prodotti di bellezza per la vostra auto. Caro Orazio, tu non sai quanto sia contento che tu sia venuto qui fra noi. Sei contento? Sono felice. Ah, ciao. Lo zio Fabio. Zio Fabio, Roberto. Dunque, tu praticamente sei il cane, il tuo cane. Mio. Il cane? Mio. Te l'ha regalato Walter, che è partito. Tu sostituisci Walter, io sono felice che tu sostituisca Walter, dicono che sono... No, non c'è Walter, no, proprio fuori. Sono felice che tu lo sostituisca, è anche molto più bello e peraltro ci abbiamo guadagnato. Ci abbiamo guadagnato e parla anche a tempo opportuno, come vedete. Esatto, ecco. E sa anche star zitto. Sì, adesso vorrebbe andare via. Vuoi dire qualcosa in contrario? No. Sei d'accordo? No, io sono molto d'accordo. Una volta tanto, d'amore, d'accordo. È perché, qua solo detto. Perché siamo solo io e te. Esatto, annunciamo la sigla, grazie. Sigla. Sigla. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buonasera e benvenuti alla 38esima puntata di Forza Italia, settimanale sportivo di Odeon, che sfoglieremo insieme a Maurizio Mosca e ai nostri ospiti, che questa sera sono un grande poeta della canzone, Dino Sarti, Ferruccio Valcareggi, ex CT della Nazionale Italiana, Sergio Battistini e Nicola Berti della Fiorentina, Giorgio Gersina, direttore della sede di Milano del Totocalcio, Gilberto Stevanin, presidente del Club Mediterraneo Italia, e Roberta Candus, PR del Club Mediterraneo Italia. Questa sera Walter Zenga non può essere qui con noi, come sapete, perché è in ritiro con la nazionale, ormai è un fatto di dominio pubblico, allenamenti amichevoli e un po' di noia, ma lui ammazza il tempo sognando e i suoi sono sogni di gloria. In questa puntata vi sveleremo un piccolo segreto di Gianluca Vialli, il suo profumo di vittoria. Il nostro Alberto Bevilacqua getterà altra benzina sulla polemica che segue all'esclusione di Virdis. Ancora a poche ore la nazionale si trasferirà in Germania, un aereo pieno di giocatori, tecnici, accompagnatori e bagagli, ma per la federazione è un viaggio a buon mercato. In attesa del campionato europeo, in Italia a fare notizia è il calciomercato. Sulla panchina bianconera, Dino Zoff, come sarà la Juve? Parleremo poi del Bologna, del grande rifiuto di Maifredi e di una città che ha sconfitto il potere dell'avvocato Agnelli. Tutti insieme, infine, giocheremo al grande concorso di Stampa Sera del lunedì e al Goglio Fiat Quiz. Tutto questo è Forza Italia, adesso non toccate più il telecomando, restate con noi. Comincia Forza Italia e insieme a Fabio Fazio. Allora, ancora un'altra volta da soli? No, fino a questa volta, l'altra volta è arrivato, questa volta invece tranquilli che non viene, no? No, no, tranquilli, beh, a meno che non so. Guarda, perché è l'uomo delle sorprese, eh? Guarda come lo dico. No, stasera non viene perché è in ritiro assolutamente. Io immagino che tu sia un po' triste. No.
Cosa me lo farà supporre? Chi lo sa? Allora io ho pensato di portare un manifesto, così per ricordarti. Guardalo qua. Cosa hai detto? Ho detto A. Ah, ha fatto A. È un manifesto di Forza Italia in cui c'è Walter, vedi, che ci... non so cosa fa, e eccolo qui, molto bello, e soprattutto zitto. No, che... no, non è zitto. Come no? No. E qui è zitto, ma stai a sentire. Parla, Walter, un attimo. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Walter, noi stiamo partendo per la Germania. Cosa provi in questo momento? Praticamente ho partecipato a tutte le grandi competizioni nazionali, indossando la maglia da nazionale. E l'europeo, nella fattispecie, credo che sia per importanza la seconda come manifestazione. Perché c'è il mondiale, l'europeo e le olimpiadi per un calciatore. E per un calciatore come me, che è nato dal nulla e che a 23 anni ha iniziato a esordire in Serie A, ritrovandosi e si ritrova a 28 anni dopo 5 anni in Serie A a giocare un europeo, penso che sia una cosa stupenda e bellissima. Un po' di anni fa tu eri il ragazzino che stava in sede all'Inter a tagliare le buste per Mazzola, e adesso sei il portiere della nazionale e stai per partire per l'europeo. Con un aggettivo descrivi questi anni. Folli, direi. Folli, perché hai detto giustamente poco tempo fa, non tanto tempo fa, nel senso 10 anni fa, non è che sono tanti. Ero in sede che lavoravo al mattino e al pomeriggio andavo a fare allenamento a Rogoredo e alla sera andavo a scuola. Mi è passato così tanto di tempo dagli anni di Salerno, di Savona, di San Benedetto del Tronto, alla panchina con Bordone, ai 5 anni di Serie A, che ritrovarsi a giocare in nazionale non sembra ancora vero. Io adesso, ancora adesso, quando vado in sede a prendere lo stipendio, a ritirare la posta e passo dalla Ile, gli dico sempre: oh Ile, ma qui c'è una confusione in questo ufficio da quando non ci sono io. Ed è restato questo rapporto con la Ileana, con Trovati, con tutti quelli della sede, per cui l'Inter la sento particolarmente mia proprio per questo motivo qua. 1982, le strade erano deserte, la sera la gente si incollava davanti alla televisione per vedere i mondiali. Tu eri uno di quelli, adesso dentro lo schermo ci sei tu. Pazzesco pensare come cambia la vita. Nell'82 eri al di là del teleschermo ed eri lì a tifare col tuo bandierone e poi sei andato in giro per le strade. Per cui adesso vorrei quasi sdoppiarmi come personalità e essere un po' di me stesso là in Germania. Anzi, speriamo con tutto me stesso in Germania se non sia rovinato. Però al tempo stesso essere anche in Italia per vedere l'effetto che fa davvero. E cosa ti spaventa in questa vigilia? Ma il fatto che un torneo così, dove c'è un ritiro di 2 settimane precedenti, a un certo punto anche i giornalisti, cosa vuoi che scrivono? Dopo un po' di tempo non c'è più niente da dire, non c'è più niente da scrivere, c'è solo da aspettare questa benedetta partita d'esordio. E c'è un po' questo problema di vita comune, per cui come noi magari siamo un attimino stressati oppure stanchi un giorno, possono esserlo anche i giornalisti. O piuttosto, come uno può sbagliare un allenamento un giorno, può sbagliare anche un giornalista a scrivere una cosa. È recente la polemica tra Zoff, Matarrese, l'allenatore in seconda. Queste sono tutte cose che fanno, non dico male, però disturbano un pochino sicuramente. C'è un sogno che metti in valigia? Sì, quello di ritornare campione d'Europa, chiaramente. E come immagini il ritorno? Penso con molto sonno addosso, perché non si dorme dopo una vittoria, e con tanta voglia di andare in vacanza con Roberto, perché non ne posso più davvero. C'è Fabio Fazio che ti sta guardando. Beh, ma Fabio insomma, adesso siamo arrivati alla fine, per cui lo voglio dire, non è vero che io e Fabio ci odiamo, cioè non ci sopportiamo proprio. Perché questa nazionale ha bisogno di un po' di comprensione. Vi sentite spesso al telefono? Sì. Perché? No, così mi è incuriosito, vi sentite spesso? Sì. Cos'è la cosa che più ti dice lui? Ma senti, ma devo farle io le domande. No, a te, la cosa che più ti dice dal ritiro, mi incuriosisce, cosa ti dice? Non mi viene proprio in mente, okay. Ti assicuro che va. Allora, fammi la domanda. Allora, vorrei sapere se anche tu sei d'accordo con quello che ha appena detto Walter,
che questa nazionale ha bisogno di comprensioni. Che sì, è vero, perché queste è giovane. Polemiche potrebbero distruggerla. È giovane, è una nazionale giovane, quindi ha bisogno di essere incoraggiato. Però a me le polemiche nello sport piacciono quando sono prettamente sportive, e Valcareggi ne sa qualche cosa. Abbiamo avuto le belle polemiche tra Mazzola e Rivera, erano splendide. E poi non dimentichiamo la super polemica dei mondiali dell'82, che in fondo poi ci ha fatto vincere i mondiali, perché i giocatori non hanno più parlato, abbiamo vinto i mondiali. Esatto. Tocchiamo ferro. Valcareggi, Vicini ha puntato molto sui giovani, no? Sì. Rinunciando però a un uomo tipo Virdis. Secondo lei questa operazione non poteva essere rinviata un attimo dopo gli europei? Ma io dico, Vicini ha fatto le sue scelte e naturalmente qualcuno deve essere sacrificato. Ora, sì. Secondo Vicini ha rimesso dentro nell'organico Altobelli, sì. In conseguenza è la copertura, diciamo, per quei ruoli. Ecco, ma c'è... con tutto il rispetto per i Mancini, per Rizzitelli, per tutti, però Virdis, l'esperienza di Virdis, in questi europei ci poteva venire buona. L'esperienza di Virdis, sì, senz'altro, perché Virdis è un giocatore che, diciamo, è stato anche abbastanza continuo in questi ultimi anni, diciamo, facendo anche diversi gol, mettendosi in evidenza sempre. Però sai, l'allenatore fa una scelta e quella scelta va rispettata, perché naturalmente quando si fa una scelta c'è il pro e il contro. E il contro sempre. Sempre. Roberta, svelaci un po' un segreto. Tutti i giocatori sono scaramantici. Stasera, sì, stasera proprio... ti voglio spiegare. Sei proprio curiosa. Tutti i giocatori sono scaramantici. Qual è il rito che compie Walter prima di una partita importante? Ma non è tanto un rito, penso, lui ha questa catenina famosissima, sì, sempre al collo, la tiene fuori dalla maglietta, quindi penso sia quello, non è un rito che esegue, lui ce l'ha sempre su e è convinto che sì, faccia un po'. Non ha altre scaramanzie? No, che io sappia no, poi magari all'interno dello spogliatoio non ne conosco. Poi magari... Tu ne hai qualcuna? No, io no. Nessuno. Io dichiaro di non essere scaramantica, però ogni volta che vedo gatti neri, scale, ci passo mai sotto. Comunque, secondo me, la scaramanzia più curiosa che vorrei mostrarvi è quella di Gianluca Vialli. Vediamola un attimo, perché... Gianluca Vialli, le parfum de la victoire. Voglio il tuo profumo! Cosa hai messo in valigia prima di partire per la Germania? Beh, duty case, un paio di libri, tutti i biglietti che dovrò consegnare ai miei amici in Germania e camicie, magliette, mutande. Ci sono più profumi o più libri? Più profumi. Che cosa usi? Di profumo? O de Sauvage? Di Christian Dior. Senti, invece che cosa leggi? Leggo... Adesso stavo leggendo Jackie Collins, Lucky si intitola, molto leggero e poco impegnato. E poi voglio leggere il libro che ha scritto Platini. Senti, tuo amico Walter fa un sacco di parole crociate, tu invece? Sempre, lui dalla mattina alla sera parole crociate. E io invece guardo un po' di televisione, poi ascolto un po' di musica con le cuffie. E poi ogni tanto ci troviamo, parliamo. Io e Walter. C'è qualche portafortuna particolare nella tua valigia? No, ci sono solo gli stemmini della nazionale da attaccare sulle giacche, quelli sì, me li metto e poi non me li tolgo. C'è qualche abito che non sia la divisa? No, sono venuto in divisa. Regia, no, non si può far vedere nell'88, anche se siamo l'Europa eccetera unita, l'88 la scaramanzia, è una cosa proprio, è vietato, non si può ancora l'Italia scaramanzia le cose. E come, perché? Perché porta male parlare sempre di scaramanzia, cosa, ormai oggi non c'è più pubblicità, non si può.